indicazione regionale e hub regionale ed è quindi assolutamente titolato a fornire le professionalità dove queste servono. Poi è l'unico hub della regione per alcune patologie, quindi assolutamente va bene. Il dottor Balearilo è una personalità che viene da una struttura di medicina interna che io conosco da tanti anni, perché negli anni 80 e negli anni 90 era il riferimento ematologico per Genova e io sono ematologo, quindi conoscevo il professor Ghio ai tempi. Poi con la nascita della clinica, di una clinica ematologica, pian pianino, come è avvenuto in altre parti d'Italia, la medicina interna è dovuta tornare alla sua propria vocazione di medicina interna. Quindi sono sicuro che il dottor Baleari porterà tanta competenza e tanta anche entusiasmo. L'ho visto ancora recentemente per alcune questioni che riguardavano il loro degli hospital ematologico, perché il dottor Baleari ha retto la medicina interna del professor Ghio per diversi anni dopo l'impensionamento del professor Ghio. Che dire di Carlo Serrati? Carlo Serrati mi mancherà come amico, mi mancherà come supporto e colonna del dipartimento del collegio di direzione, come consigli, ma io credo che comunque continueremo a sentirci e comunque lui continuerà ad operare nel DIAR e ad aiutarci per i percorsi, soprattutto quelli che riguardano le emergenze e urgenza. Dico che abbiamo tutte e due la stessa età, posso capire che abbia privilegiato la famiglia con due bimbe piccole, una bella moglie, sono convinto che si troverà bene e quando me ne ha parlato la prima volta mi ha detto cosa dici, gli ho detto guarda, fai tu, noi ti seguiremo e siamo con te. So che posso continuare a contare sul suo supporto e sul suo aiuto. San Martino è solo contenta di vedere che di supportare le altre strutture, di supportare in particolare l'ASLUNO, con la quale abbiamo accordi di collaborazione non solo in tanti campi, per esempio in quello chirurgico, e continueremo fin tanto che si potrà, fin tanto che io sarò direttore di questo policlinico, sicuramente tutti troveranno il policlinico aperto a dare il proprio aiuto alle realtà periferiche, perché siamo, credo molto nella squadra, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro e penso che grazie all'assessore che ci guida con mano sicura e a Walter Locatelli che ci accompagna e al nostro amico Francesco Quaglia che tutte le volte è in grado di indirizzarci nella complessa burocrazia, otterremo degli ottimi risultati. Grazie.